Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Formula 1 2020 signori, episodio numero 22 se non ricordo male, e siamo al secondo Gran Premio della seconda stagione. Allora in Australia abbiamo fatto una strage, una cosa terribile, quindi dobbiamo cercare di rifarci subito qui in Bahrain. Signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941, il link lo trovate in descrizione. Vi ringrazio per i like, per i commenti, Maullo941 bis, link in descrizione. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi anche sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. E di conseguenza date un occhio ai link in descrizione, che trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili. Detto questo signori, siamo in Bahrain, io mi faccio le prove libere off camera come ogni volta e noi ci vediamo qui sul video appena siamo pronti per farci il giro di qualifiche e poi la gara. Bella raga! Ok signori, ci siamo, ho fatto le prove libere off camera, sono andate abbastanza bene signori, abbastanza bene, e niente, ora ci buttiamo sulle qualifiche sperando di riuscire a fare un ottimo tempo. Allora, in prove libere ho dato 3 secondi al secondo, quindi che non ricordo se era Hamilton o Bottas, non ricordo di preciso. Vediamo se riusciamo a fare anche un buon giro qui in Bahrain nelle qualifiche, perché mi piace come circuito. Vediamo se riusciamo a portarci a casa la prima pole della stagione signori, dobbiamo rifarci dal Gran Premio di Australia, quindi concentrati a manetta, non facciamo errori e vediamo di sfruttare al massimo il fatto che comunque la pista mi piaccia e la macchina risponde bene. Se riuscissimo anche a guidare anche noi bene sarebbe tanta roba. Ricordo l'anno scorso stavo facendo un ottimo gran premio, poi ci si girò la macchina in una curva e andammo a sbattere e finirono tutte cose. Il sogno di prendere i primi punti finì in frantumi contro il muro contro il muretto di una curva. Vediamo oggi di riuscire invece a sfatare quello zero dell'anno scorso e a portarci a casa quantomeno dei punti signori. Non pretendo la vittoria, perché andare a vincere già oggi sarebbe mamma mia, siamo andati larghi. Mamma mia, terribile. Terribile, Hamilton ci ha superati. Spero di farla pole subito. Vabbè, dai, anche terzo è buono, signori. Comunque ancora il giro non è finito. Qua ci allarghiamo un poco troppo. Mannaggia, mi sto un attimo deconcentrando. Quella macchina là davanti mi dà fastidio. Però calma. Il giro ancora non è finito. Dai. Siamo andati a funghi pure questa volta. Va bene. Dai, forza. Forza macchinina, cerchiamo di concludere il meglio possibile. Dai così. Niente, quarti se non ci supera qualcun altro ora sul finale. Quarti se non ci supera nessuno. Ok, quarti signori, dai, non è male. Quarti rispetto al Gran Premio dell'altra volta, che eravamo partiti proprio dietro. Quarti mi sta bene, dai. Prepariamo il tutto e ci vediamo in pista signori, pronti per la partenza. Ok signori, ci siamo. Il nostro ingegnere Tom non dà segni di vita, non ci sta parlando, se starà pure festeggiando ancora da ieri sera non si sa che problemi abbia. Signori, siamo in pista, partiamo quarti, pole position di Bottas o Hamilton, non lo so, comunque le due Mercedes sono davanti a noi e poi di qua a fianco abbiamo una Red Bull. Ghiotto parte 19esimo, non la miglior qualifica per Ghiotto, però piano piano crediamo in lui signori, è lui il nostro secondo pilota, quello con cui dovremo portare avanti la stagione. Attenzione, primo Hamilton, poi Bottas, poi Verstappen, 5 luci accese, si parte signori, via, la partenza è buona, non tanto, poi ci lasciano lo spazio al centro, bellissimo questo spazio qui, cerchiamo di approfittare magari per qualche contatto, non rompiamo la macchina. Hamilton, te devi levare. Hamilton, contatto con Verstappen, veramente ho dato delle sportellate a Hamilton, però va bene. Hamilton dalla pole si ritrova in quarta posizione, signori. Hamilton, te devi levare. Hamilton mio, te devi levare. Via, levati, Hamilton. Dai, signori. Calma qui. Abbiamo fatto un poco male questa traiettoria, però va bene. Ci siamo. Ok, devo un attimo far riscaldare le ruote, signori. Entrare nel mood gara. Devo ricordarmi di accendere. Oh, c'è Tom, signori. Mi sta parlando Tom.
Tom, che piacere rivederti qui. Dai, subito con la maglietta sul passo. Dai. Diamo distacco su Hamilton e non perdiamoci quei due là davanti. Dai. Devo cercare di guidare bene, signori. Non farmi prendere dall'ansia. Dai, così. Calma. Ok, vai. Scarica tutta la modella a sorpasso. Andiamocene. Dai. Staccalo. Frena bene. Ok, fai scorrere la macchina e accelera. Dai. Che ci siamo. Non è lontanissimo Verstappen. Bottas ha fatto il giro più veloce. Verstappen non è lontanissimo. Dobbiamo tenerlo a tiro di DRS, signori. Signori, madonna mia, che mamma che frenata che abbiamo fatto, signori. Verstappen mi ha inchiodato davanti, però scusatemi, non si fanno ste cose così. Verstappen mi ha inchiodato davanti. Occhio che torna, ma devi stare dietro. Grande sorpasso su Verstappen, signori. Seconda posizione. La Maullo Racing c'è, signori. Dai così. Occhio a Bottas. Non facciamo andare via Bottas. Si rinnovano i duelli dell'anno scorso. Mannaggia, sono andato a funghi. Vedi se mi toccano e mi fanno andare fuori pista. Io mi incacchio parecchio. Dai. Diamo il sorpasso. Dai. Erse come se non ci fosse un domani. Dai. Disattivalo però adesso, perché mi serve poi per l'altro rettilineo. Un poco lunghi, però va bene. Abbiamo fatto la traiettoria a incrociare. Dai così. Giochiamo un po' con l'acceleratore su questa curva. Freniamo bene qui. Dai. E accelerazione come se non ci fosse un domani. Va bene. Dai. Frena. Devo disattivare il DRS. Avvertimento, taglio di curva. Va bene. Ho fatto un piccolo taglietto, niente di particolare. Attenzione a Verstappen, che ora può utilizzare il DRS. Noi no. Mi avrei avvicinato a Bottas come se non ci fosse un domani. Dai. Apri tutto. Accelera. Dai, sotto un secondo. Lo prendo. No, non lo prendo. Ma porca miseria. Dai. Frena. Ok. Teniamolo a Bottas, signori. Ci serve tenercelo a tiro per recuperarlo là. No, curve bruttissime queste. Abbiamo fatto delle curve terribili. Dai, fai scoprire la macchina. Accelerazione come se non ci fosse un domani. E via. Un secondo. Dai. Ci servirebbe tenerlo un secondo qua. Ma sbagliamo completamente la curva. E damose così. Monetà sul passo. Cercate di recuperare il recuperabile. Niente, si è andato un secondo e quattro. Bottas, mannaggia. Abbiamo fatto un primo tratto di pista bellissimo. Purtroppo quella curva là non la so fare, signori. Qui, anche qui andiamo un attimino a fragole. Va bene. Stiamo calmi. Cerchiamo di recuperare. No. Non posso fare sti errori però. No, signore, non ci sto. No, mi sono distratto un attimo. No. Mi dispiace. So i puristi che si lamenteranno tantissimo del fatto che ho fatto il flashback. Ma non ci sto, dai. Gran Premio perfetto, mandarlo a fragole così. No, non ci sto. Attiva l'attivabile. Mi ha fatto un settore 2 terribile, però va bene. Verstappen si è avvicinato, ci sta. Punto meno. Dai così. Accelerazione. Non abbiamo più modalità Earth, non abbiamo più. Quanti giri siamo? Al terzo o quarto giro? Appena iniziato il quarto giro. Occhio a Verstappen che arriva a bomba, signori. Verstappen arriva a bomba col DRS. Se lo può permettere. Noi no. Noi decisamente no. Noi dobbiamo semplicemente pensare a difenderci. Come se non ci fosse un domani. Questa seconda posizione è oro, signori. Considerando la macchina che abbiamo, che ancora deve essere sviluppata pesantemente, questa seconda posizione è oro. E considerando soprattutto il risultato che abbiamo fatto in Australia, questa seconda posizione è oro. Dai. Damose. Bottas, te devi avvicinare, Bottas mio, te devi avvicinare, Bottas. Frena giusto, porca paletta ambriaca. Dai così, scarica subito
L'acceleratore 1.6, niente, non è cambiato niente. 1.5, niente da fare. Cambia nulla, non cambia. Non riusciamo a accorciare su Bottas. Non riusciamo a accorciare su Bottas. Porca miseria. Non riusciamo ad accorciare su Bottas. Che nervi, che nervi. Non riuscire a guadagnare nulla su Bottas. Dai così, scarica tutto a terra. Scarica tutto a terra. 1.5, niente, non riusciamo completamente a guadagnare. Mi ha fatto un primo settore bruttissimo, un secondo un poco meglio. E qua abbiamo frenato troppo. Qua ho frenato troppo, mannaggia. Guarda Verstappen come si avvicina, guarda Verstappen come si avvicina, sento il fiato sul collo di Verstappen. Ultimo giro, sta arrivando Verstappen, signori, signori, Verstappen sta arrivando, devo difendermi, devo difendermi. Non ha dove passare Verstappen, a meno che non vuole andare a funghi pure lui. Dico, Verstappen lì non aveva dove passare. Qui però c'ha tutta la strada per passare. Mannaggia noi. Al centro, subito al centro. No, non consumiamo il DRS ora, signori. Va bene, vattene di lì. Sei sull'esterno, non mi puoi passare all'esterno. Sono all'interno. Ok, perfetto così, signori. Ci difendiamo bene, ci difendiamo bene. Ci difendiamo bene. Non sbagliamo qui. Non abbiamo mai sbagliato qui. Non dobbiamo sbagliare adesso. Ok, va bene. In frenata, occhio. Non facciamoci infilare, dai così. Bottas è andato a 2 secondi e 4 intanto, mamma mia. Però ce l'abbiamo lì, non è poi tanto distante. Boh, qui facciamola giusta. Oh, finalmente, l'ultimo giro sono riuscito a farla giusta, porca miseria. Dai, 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 difendiamoci, difendiamoci, difendiamoci. Difendiamoci, Ersa manetta, ok. Frena qui, frena qui. Curva fatta maluccio, però l'importante è riuscire a tenere la traiettoria. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Ultimo rettilineo con Verstappen, signori. Ultimo rettilineo con Verstappen attaccato agli scarichi. Vediamo se riusciamo a difenderci in questo rettilineo con tutto l'ERS possibile e immaginabile. Frena, 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 frena. Se non passa qua è fatta. Se non passa. Ok, signori, secondo posto, secondo posto. Secondo Gran Premio. Ci portiamo a casa la seconda posizione, signori. Importantissimo. Importantissimo. La Maullo Racing. Dai così, si rimette in piedi la Mollo Racing, dai così, va bene, pilota del giorno Norris, va bene, noi siamo partiti quarti, siamo arrivati secondi, abbiamo fatto una gara pazzesca, però pilota del giorno Norris, va bene così signori, vediamoci il primo podio che mi sembra anche dovuto, mi sembra anche giusto per il nostro Papa Maullo, il primo podio della stagione. Eccole lì, Bottas, guardalo lì, proprio Maullo. Che si fa rivedere sul podio. Verstappen un po' musone, ci sta. Verstappen era un po' musone, infatti vede, festeggia molto lentamente. Proprio Maullo invece contento. Vai così, dai così. La Maullo Racing torna sul podio. Sì, dai. Dai, punticini importanti, punticini importanti, punticini importanti. Soprattutto anche per un campionato costruttori. Comunque la Ferrari non la vedo, non l'ho vista fra le prime quattro, quindi buono così. Ok, noi siamo arrivati secondi. Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Albon, Sainz. La prima Ferrari è arrivata ottava. L'altra Ferrari, Vettel, decimo. E il nostro compagno di squadra dove sta arrivato? Ghiotto è arrivato ultimo. Mamma mia, Luchino. Mamma mia, Luchino. Andiamo male così, Luchino mio. Mamma mia. Giorgina, meno male che ci sei te che mi tiri su il morale. Perché Luca mi ha veramente buttato le cose a terra. Sì. È stata una grande gara, la rendiamo in gara perfetta, dai, dai. Siamo contenti con la amica. La squadra vale più della somma. Sì, essere sincero, sono un po'. Cosa? Stai andando oltre ogni aspettativa. Ma è la seconda gara, la resistenza. Dai, parliamo bene della resistenza. La mancanza non l'ha fatta apposta. La macchina non era abbastanza agile. L'erogazione, le potenze. Ma veramente non è che abbiamo fatto chissà che cosa, signori. Ok, signori, detto questo, sì, rinnoviamo lo sponsor, rinnova. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, signori. E andiamo avanti, andiamo avanti. Bella raga, ciao!